Signori, nelle ultime settimane 3 navi britanniche sono affondate nel Mediterraneo. E certo non per cause accidentali. Si tratta di sabotaggio accuratamente organizzato con lo scopo di mettere in difficoltà l'Inghilterra durante l'attuale crisi nel Medio Oriente. Qual è il giudizio dell'Intelligence Service a proposito di questi naufragi? 2 circostanze hanno attirato la nostra attenzione. La prima è stata la constatazione che stranamente le 3 navi affondate erano tutte unità ausiliarie per il trasporto di truppe. E non navi da guerra della Home Fleet. D'altra parte, i 3 naufragi sono avvenuti quasi nello stesso tratto di mare al largo delle coste spagnole. L'ultimo scalo di queste navi era stato a Gibilterra, ed è là che occorre quindi rinforzare al massimo il nostro dispositivo di sicurezza. Il generale Maxwell, che è al comando della base navale, ha ricevuto dall'ammiragliato tutte le istruzioni occorrenti. La fortezza è in stato di allarme. Da parte sua l'Intelligence Service eserciterà una stretta sorveglianza sia sugli abitanti che sui viaggiatori in transito. Purtroppo, signori, voi lo sapete meglio di me. Di fronte a Gibilterra, in Marocco, c'è Tangeri, che ancora oggi offre riparo e ospitalità ad ogni sorta di avventurieri. L'Intelligence Service ha mandato a Tangeri uno dei suoi migliori agenti. Le sue prime informazioni confermano che in quella città agisce una centrale di spionaggio ben organizzata, al servizio di una potenza straniera. Bisogna intervenire subito, colonnello. La nave Imperia, con un carico di 2000 soldati, è in rotta per Gibilterra, capisce? Pronto? Sì? È qui. Attenda, prego. Colonnello Robbins, è per lei una chiamata da Tangeri. Pronto? Sì? Parla l'Istituto Zoologico di Londra. Il professor Pinton in persona. Sono il professor Galloway. Caro collega, le comunico di avere scoperto qui una nuova varietà di un insetto assai raro, la Drosophila melanogaster. Interessante, vero? Mi riprometto di inviargliene domani un esemplare al museo con una relazione. Grazie, e a presto. È l'agente di cui vi parlavo poco fa. Mi ha confermato di essere ormai sicuro che il sabotaggio parte da Tangeri e spera di fornirmi i dettagli entro 24 ore. Buongiorno, signor Partes, vuol dare a me, prego? Ah, lascia pure, grazie.